Ciao a tutti, bentornati al mio canale Agnese Mad. Nelle case delle bambole non possono mancare i libri che decorano, abbelliscono gli ambienti. E in questo tutorial vedremo come realizzare un libricino sfogliabile, ovviamente in miniatura. Inizieremo quindi ritagliando delle striscioline di carta della misura desiderata. Qui le realizzo alte 2,5 cm con taglierina e righello. Andremo a sovrapporle e le taglieremo per una lunghezza che dovrà essere il doppio della larghezza della pagina, in questo caso 4 cm. Questi gruppetti di fogli li andremo a piegare a metà. Ci armeremo di ago e filo e di un po' di pazienza necessaria a realizzare tutte queste piccole cose ed andremo a forare al centro della piegatura ottenuta in due punti a circa 5 mm dalla fine del foglio ed andremo a cucire iniziando dall'esterno il primo gruppo di foglietti. Foreremo negli stessi punti sulla piegatura il secondo gruppo di fogli e cuciremo anche questi, sempre dall'esterno e vicino al foro di uscita del filo dal primo gruppo. E uniremo allo stesso modo gli altri gruppi di fogli. Una volta finito, passeremo l'ago più volte sotto i fili retrostanti per unire bene i fogli sulla costa. Prepareremo qualche goccia di colla vinilica che andremo ad applicare con il pennello sulla costa del libro. E sopra applicheremo ancora un pezzo di carta per rinforzo, della stessa altezza dei fogli del libro. Lo faremo aderire bene alla costa premendo sopra con il pennello con la colla. Faremo asciugare in posizione chiusa con l'ausilio di una molletta. Una volta asciutto, terremo ben fermo il libro schiacciato sotto un righello per andare a livellare le pagine tagliandole con un buon cutter sui tre lati aperti. Il mio sarà un libro vecchio e logoro, quindi vado ad antichizzare le pagine immergendole nel tè o nel caffè. Lasceremo asciugare del tutto prima di procedere e a seconda se desideriamo che il libro venga esposto chiuso o aperto nelle nostre dollhouse, lo lascerò asciugare socchiuso nel primo caso o con le pagine ben aperte e modellate nella forma desiderata nel secondo. Una volta asciutto prepareremo un cartoncino di qualsiasi colore, io uso circa 200 grammi, e prenderemo le misure della costa del nostro libro e la misura della copertina e il piatto posteriore, che dovranno essere più alti, più larghi rispetto alle pagine. Ritaglieremo e piegheremo sulle linee per fare la costa. Con
Controlleremo le misure ponendo le pagine al centro e ridurremo se eccessive. Se vorremmo dipingere noi la nostra copertina, porremo il cartoncino aperto su un foglio di carta e ne tracceremo il perimetro. Ma avremo bisogno di ampliare l'area formando una cornice di 5-6 mm su ogni lato. In alternativa potremo disegnare in digitale le nostre copertine, come queste mie che vi faccio vedere in sovrimpressione. O fotografare aperte le copertine dei nostri libri preferiti e stamparle. In questi ultimi casi consiglio prima di stampare le copertine e poi adattare ad esse le dimensioni delle pagine. Ho dipinto anche una parte di foglio per l'unghia del libro che mi ricoprirà le piegature della copertina. Stendiamo bene altra colla vinilica sopra la copertina di cartoncino e andiamo ad incollare la copertina che abbiamo dipinto andando subito a piegare le carte in posizione di libro chiuso. Incolleremo ripiegandola verso l'interno la cornice che abbiamo dipinto in più. Ricopriremo incollando all'interno il secondo pezzo di foglio colorato che dovrà avere qualche millimetro in meno rispetto alla copertina. Anche in questo caso andremo subito a piegare le pagine e lasceremo asciugare a libro chiuso. È arrivato il momento di incollare la costa delle pagine alla parte interna del libro. Uno strato di colla e andremo a sistemare e premere bene chiudendo e aprendo più volte il libro per vedere se dobbiamo correggere la posizione prima che la colla faccia troppa presa e asciughi. Il libricino è pronto. Mi sa che inizierò presto a scrivere le fiabe di Basile al suo interno. Ma prima di farlo voglio vedere come starà nella stanzina alla quale è destinato. Potremmo aggiungere un bel segnalibro, magari con un sottilissimo nastrino rosso, ma intanto lo lascio qui socchiuso sulla poltroncina. A me non resta che salutarvi e augurarvi buon lavoro e buon divertimento. Ciao ciao da Agnese!